Le torte salate fanno ormai parte della nostra routine alimentare. Rustiche, veloci o elaborate, semplici o scenografiche, svuota frigo o vegetariane. Si tratta di piatti davvero molto versatili da presentare in qualsiasi occasione. Spesso utilizzate come antipasto sfizioso per ospiti speciali, ma anche come salvacena dell'ultimo minuto. Ma quante volte vi è capitato di non avere a casa la pasta sfoglia o la pasta brisée per poterle preparare? Sappiate che si può fare decisamente a meno di utilizzare questi prodotti già pronti, ricchi di burro e conservanti. Oggi vediamo infatti come preparare una torta salata con spinaci e ricotta utilizzando la pasta matta. Un impasto da fare comodamente a casa e con pochissimi ingredienti, sempre presenti nella dispensa di tutti noi. La pasta matta può essere utilizzata per preparazioni dolci e salate ed è pronta in pochi minuti. In questa ricetta, con la presenza di olio, risulterà anche leggermente croccante e fragrante. Gli ingredienti che vi occorrono per la pasta matta sono 250 g di farina, 100 g di acqua, 30 g di olio di oliva, un cucchiaio di aceto bianco e due pizzichi di sale. Iniziate a preparare l'impasto disponendo la farina fontana su un piano di lavoro. Al centro versate una parte dell'acqua, l'olio, l'aceto e il sale. Cominciate a raccogliere con un cucchiaio un po' di farina per asciugare i liquidi e poter procedere poi impastando a mano. Unite il resto dell'acqua a poco e solo se serve. Lavorate per ottenere un panetto omogeneo. Quando avrete finito, sporcatelo di olio, avvolgetelo in della pellicola e lasciatelo riposare in frigo per 30 o 40 minuti. Nel frattempo potete occuparvi del ripieno. Vi occorrono 1 kg di spinaci surgelati o freschi, 250 g di ricotta, 2 uova, parmigiano grattugiato a piacere, sale, pepe nero, olio e qualche spicchio d'aglio. In una padella scaldate dell'olio di oliva, fate insaporire con aglio e versate gli spinaci scongelati oppure quelli freschi e precedentemente sbollentati. Aggiustate di sale e portate a cottura. In una ciotola schiacciate la ricotta con una forchetta, unite le uova, il parmigiano, il sale e il pepe nero. Adesso spinaci e ricotta possono essere uniti e ben amalgamati. A questo punto la vostra pasta matta avrà avuto il giusto tempo di riposo. Potete stirarla aiutandovi con un mattarello per renderla sottile e darle la forma che preferite, rotonda o rettangolare. Adagiatela sulla teglia coperta da carta forno e distribuite al suo interno il ripieno pronto. Piegate i bordi, mettete ancora un po' di parmigiano e fate cuocere in forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 30 minuti o più. La torta salata con pasta matta sarà pronta da gustare dopo averla lasciata intiepidire. Sarà leggera, genuina e fragrante. Buon appetito!